Per fortuna oggi, sentendomi con il commissario Dario Cartabellotta, che come sempre è stato abbastanza disponibile, ci ha comunicato che per noi è stata riservata un quantitativo d'acqua di circa 40.000 metri cubi, che sono veramente una quantità che non dico che sono sufficienti, ma che comunque consentono ai nostri territori di irrigare i propri agrumeti. La novità riferita al nostro telegiornale del sindaco di Burgio, Vincenzo Galifi, che dopo la protesta spontanea promossa in mattinata dai produttori agricoli dell'entroterra, compreso tra le province di Agrigento e Palermo, il commissario regionale per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, ha annunciato il via libera all'attingimento di almeno 40.000 metri cubi di acqua dalla traversa Favara di Burgio, del fiume Sosio Verdura e dalla vasca della centrale idroelettrica dell'Enel. La sua precedente ordinanza vietava questa possibilità, adesso è intervenuta una modifica. Lo stato di agitazione dei coltivatori di Burgio, Caltabellotta, Chiusa Sclafani, comune del Palermitano e Villa Franca Sicula si era concentrato in contrada Cifota sull'argine del fiume Verdura. La posizione a monte dell'alveo di questi territori rende necessarie manovre specifiche per poter ricevere volumi idrici utili ad irrigare gli agrumeti, manovre specifiche che si traducono nella locuzione rilancio d'acqua. Ecco, signor Sindaco, quanti possono essere, adesso non proprio all'unità, gli agricoltori di questi quattro comuni, di questo comprensorio? Fate comprensorio voi a sé stante, si può dire. Ma io credo che si attestino sul centinaio gli agricoltori che attingono direttamente dal fiume, chiaramente a partire da monte fino quasi a valle. Capisce bene che sono una bella fetta, diciamo, dell'economia di questi piccoli comuni, anche perché molte famiglie dei nostri comuni comunque sopravvivono grazie all'agricoltura. Quindi un danno del genere potrebbe veramente compromettere l'economia di intere famiglie e di tutto il territorio. Non possiamo dunque non dare ascolto a questi agricoltori. Per questo noi sindaci ci siamo mobilitati per fare in modo che comunque venga consentito l'irrigazione anche a questi territori non serviti dal consorzio. E diciamo che aspettiamo inoltre l'ufficialità, anche perché chiaramente comunque l'inibizione dell'attingimento rimane in vigore affinché venga effettuato questo trasferimento di acqua dalla diga Cammauta fino al Martusa, quindi al consorzio di bonifica 3 Agrigento. Stato di agitazione dei produttori che permane nell'attesa di poter attingere l'acqua necessaria e non far morire i propri campi. La regione siciliana aveva autorizzato la destinazione di 70.000 metri cubi di acqua dalla diga Gammauta al comprensorio irriguo di Ribera, un'altra porzione della tanto invocata seconda irrigazione di soccorso per provare a salvare gli impianti, situazione più complessa invece per i campi situati nella parte alta del fiume.